Ben arrivati a un nuovo video. In questo video vi mostrerò come poter ricreare un piccolo angolo lavanderia all'interno del vostro bagno. Io in particolar modo avevo questo spazio dietro di me vuoto, c'erano dei ganci che non mi piacevano messi là, però li ho trovati appunto dagli inquilini precedenti. Non volevo forare, quindi non volevo fare buchi al muro, mettere mensole eccetera, per il terrore di bucare tubi dell'acqua o comunque sia fare dei lavori che poi un domani, nel caso poi non fossi stata convinta, sarebbero dovute rimanere lì le mensole. Quindi ho cercato di trovare dei piccoli stratagemmi per riuscire a creare un mio piccolo angolo lavanderia all'interno del bagno. Io insomma spero che il video vi dia qualche spunto utile per creare il vostro, magari qualche idea per risistemare il bagno in una maniera magari un pochettino più carina. Io ho già parlato troppo, vi lascio la visione del video. Allora, l'angolo in questione è il seguente. Come potete vedere, io qua ho la lavatrice e alla sinistra ho messo questa cassettiera qua di Ikea che è adibita ad altro, quindi non ha ad angolo lavanderia. E in particolar modo a me danno tantissima noia quei ganci là, ganci che sono rimasti dagli inquilini precedenti, quindi io ho lasciato lì perché qua un tempo c'era la vasca anziché la doccia e quindi probabilmente non so lì cosa ci fosse appeso, ho deciso di lasciarli, quindi sfrutteremo questi ganci che già ci sono per evitare di toglierli dal muro e andremo a completare qua con qualche idea carina il bagno. I primi ganci che andremo a sfruttare sono questi che rimangono dalla parete, diciamo, della porta, quindi un pochettino più interna, non quelli lassù in alto, e in particolar modo andremo a utilizzare una cosa che io già avevo precedentemente in cucina fino a qualche tempo fa. Sto parlando di questo set di barattoli che io avevo acquistato da Maison du Monde, vi parlo di sicuramente un anno e mezzo fa, se non di più, che io avevo adibito inizialmente per tutti i vari tipi di cereali, per la colazione, le nocciole, le mandorle, eccetera. Dato che però ho cambiato la disposizione dei barattoli in cucina, questo qua mi era rimasto e non sapendone cosa fare ho avuto l'idea di riciclarlo in questo modo. Quindi adesso lo andremo a riempire utilizzando alcuni prodottini. Io ho deciso di utilizzarli per metterci dentro le perle, quelle profumate da buttare in lavatrice per il bucato. Questo è un additivo in polvere per smacchiare, se non erro, dell'omino bianco. E questa invece era un'ex saponetta di Marsiglia di quelle della Winnings che ho grattugiato con tanta pazienza. E anche questa insomma va aggiunta come additivo ai capi. Quindi adesso andiamo a riempire i nostri barattoli a disposizione. Queste ceste, io questa qua l'ho trovata alla UPIM durante i saldi per andare a riporre dentro tutti i detersivi e la morbidente che io utilizzo, diciamo, giornalmente, quindi sono quelle cose che utilizzo con più frequenza, e di andarla a riporre qua. Se siete brave e siete capaci insomma a cucire, a ricamare queste cose qua, magari potete metterci anche un qualcosa, ho scritto magari tipo laundry, non lo so, quello che più vi piace. Io lo lascio così semplice e la vado ad appoggiare qua. Se vi ricordate, in qualche haul Ikea di tanto tempo fa avevo acquistato queste bottiglie di vetro, che praticamente sono delle bottiglie di vetro, mi pare che vengono forse la piccolina forse 89 centesimi, la grande 1 euro, ecco, ma comunque a poco, da Ikea, dove andremo a travasare i detersivi che appunto utilizzo di più per evitare di tenere tutti i vari flacconi
all'interno del cesso, quindi andando a decorare così in maniera carina e simpatica il nostro cesso. L'etichetta, possiamo scegliere diverse opzioni, le letterine che potete trovare da Tiger o queste fatte tipo lavagna sempre da Tiger, oppure le targhette, quelle le givande mi pare che si chiami, di Ikea, che esistono fatte così, hanno questi tre colori qua, ma io utilizzerò la nera. Queste qua sono fatte di carta, quindi una volta attaccate poi diventa un po' difficoltoso staccarle, mentre invece queste qua, essendo un pochettino più plastificate, risulta un pochettino più semplice, ma io andrò a utilizzare questo per gusto personale. E per scriverci sopra andrò a utilizzare questo pennello qua a gesso liquido che io ho trovato su Amazon, ma se scrivete pennarello a gesso liquido nel motore di ricerca di Amazon ve ne tira fuori a quintali, quindi utilizzeremo questo qua, quindi applichiamo l'etichetta e andiamo a scrivere il detersivo, in questo caso per capi bianchi. Seguente modo: il primo, mettendo un diffusore d'essenza bastoncini, di questo vi avevo fatto un video, quindi ve lo linko qua sopra su come li realizzo. Poi andremo a utilizzare questa piantina Ikea, perché non può mai mancare la piantina Ikea. Io utilizzerò questo vaso bianco, sempre di Ikea. Io questo qua l'avevo già in casa, dato che ho cambiato un po' di vasi, quindi mettiamo dentro la nostra piantina e la andiamo a mettere qua. E qua davanti andrò a mettere questo cesto che io ho già composto. Questo è di Ikea anche lui, e, però è andato fuori produzione, quindi non si trova più, ma se avete un cestino va benissimo, dove io ho creato questo set di asciugamani per gli ospiti. Questa parte qua, perché è un po' triste, e quindi ho fatto realizzare da una ragazza, l'avevo vista su Pinterest questa immagine qua, io l'ho realizzata poi al computer e poi lei me l'ha aggiustata a livello di grafica, che saluto, che è Lida, ha realizzato per me questa stampa che è bellissima, me ne sono innamorata proprio letteralmente. In particolar modo io utilizzerò questa cornice qua di Ikea che si chiama Ribba e andrò ad appenderla lassù in cima. Lavanderia è stato creato, a me piace tantissimo, anche se sicuramente qualcosa da aggiungere lo sto meditando, ma se arriverà qualche cambiamento comunque sia vi aggiornerò. Io spero di esservi stata comunque sia utile, di avervi dato qualche spunto per creare il vostro angolo lavanderia all'interno del bagno. Al prossimo video!